Buongiorno, oggi vediamo insieme come illuminare correttamente i corridoi. È sempre un ambiente ostico, o c'è troppa luce o ce n'è troppo poca. Ora vi dico tutti i segreti per poterlo illuminare al meglio. Solitamente hanno uno sviluppo verticale, quindi la soluzione migliore è quella di inserire dei faretti lungo il percorso. Non sempre possiamo creare delle controsoffittature, o perché magari c'è poco spazio in altezza, essendo un nuovo edificio, o perché magari è una casa antica e ci piace avere dei soffitti molto alti, o semplicemente perché non ci piace avere un controsoffitto. Una soluzione può essere quella di inserire dei binari con faretti regolabili. Altra soluzione fondamentale che può essere assolutamente di supporto alla soluzione dei faretti è quella delle applique. Le applique posizionate lungo le pareti possono essere un buon modo di illuminare un corridoio, quindi non avere una lampada a soffitto che cade sul nulla, ma avere una luce di riverbero sulle pareti. Voi nel vostro corridoio che luce avete? Avete mai pensato quanto sia importante la corretta illuminazione dei corridoi? Io credo che ogni ambiente meriti la luce giusta e perché no anche per i corridoi. Se avete dubbi, domande, avete bisogno di supporto per illuminare correttamente i vostri corridoi, come al solito vi lascio il mio box, scrivetemi tutto qui.